Spero abbiate notato la puntualità con la quale ci siamo presentati, sono le 11 spaccate. Allora, sarà molto breve questa chiacchierata. Io sono Steve Della Casa, lei è Luciana De Dola e lui è David Grieco. Allora, siamo qui perché volevamo raccontarvi un documentario sul quale stiamo lavorando e al tempo stesso volevamo fare un omaggio ad Angelo Guglielmi. Angelo Guglielmi è stato lo storico direttore di Rai 3, ha fatto molte altre cose nella vita, era un esponente di punta del gruppo 63, è stato assessore, insomma ha una carriera molto complessa. Notte Americana, che è la società in cui Luciana e Valentina Noia, Luciana De Dola e Valentina Noia, hanno una società che hanno fondato proprio per lavorare su questo terreno dei documentari e alla quale ogni tanto appunto do con molto piacere la mia partecipazione. Con loro abbiamo avuto l'idea, anche con i buoni uffici di Francesca Levi, la curatrice di Hollywood Party, di fare con Angelo Guglielmi una lunga chiacchierata. Fortuna che l'abbiamo fatta, vero Luciana? Sì, perché purtroppo, come sappiamo, Angelo Guglielmi è mancato l'11 luglio di quest'anno e proprio con Francesca Levi, che abbiamo menzionato, che ci ha fatto da tramite, ma anche Steve lo conosceva molto bene, abbiamo pensato che fosse un po' un peccato che non ci fosse un riconoscimento di Angelo Guglielmi, un documentario in cui lui raccontasse anche aneddoti della sua carriera, e abbiamo avuto la fortuna di poter collaborare con lui a questo progetto di cui lui era molto entusiasta. Quindi abbiamo delle ore di girato e adesso stiamo cercando delle coproduzioni proprio per poter realizzare il documentario e poter aggiungere appunto immagini di repertorio e altre cose che arricchiranno l'intervista che abbiamo. E io proporrei di far vedere il teaser che è del documentario. Sono 2 minuti, non preoccupatevi. Mi colpisce che in realtà in Rai tu hai fatto più cose di cinema che di letteratura. Brava. No? Ah no, in letteratura ho fatto nulla. Avevamo fatto il primo film della Rai e facemmo Bellocchio. Ed è forse Bellocchio ha fatto il suo più bel film. Però un film stupendo. Bellissimo, sì. Un film stupendo che... Cioè poi io non lo dico, io lo disse poi la Natalia Ginzburg. Vedendolo dice, beh, questo è il più bel film di Bellocchio. E involontariamente, naturalmente, raccontare, percepire, avere assorbito la verità, anche perché mi piaceva magari inventare la bugia. Mentire, ci dicevamo, le bugie e la reticenza di TG1 e TG2, avevamo detto TV Verità. Rondi, che allora era e anche un uomo che non apparteneva né alla mia cultura né al mio genere, che mi ha detto, guarda, sono i più bei film che sto vedendo da qualche tempo a questa parte. Giorno in pittura. Se volete vi racconto come arrivo a Luce. Sì. Il 17 novembre del 95, quindi avevo abbandonato la Rai da 7-8 mesi e avevo fatto tutto quello che vi ho raccontato, vengo nominato come presidente dell'Istituto Luce. E allora, beh, mi pare giusto aiutare a fare l'ultimo film a uno dei grandi, perché dopo Fellini io consideravo il secondo, lo consideravo non Visconti ma Antonioni, che era il più sperimentale. C'era un certo Maggioni, il quale mi manda prima un copione qualche mese prima. Qualche mese dopo, no? Viene Compagnia Tulipane con il televisore. Lo leggo e gli dico sì, d'accordo. 100 passi. Certo. Anche quello fu un grande successo nazionale allora. Certo.
Allora, questa è, diciamo, la base di partenza di questo documentario, appunto, che sarà prodotto da Notte Americana. Forse vi siete chiesti perché abbiamo chiesto anche a David Greco, che avete visto più volte accompagnarsi con Malcolm McDowell in questi giorni, di essere qui con noi, perché David Greco in realtà conosce anche lui molto bene Angelo Guglielmi e gli abbiamo chiesto una testimonianza, diciamo, personale sull'Angelo Guglielmi che vogliamo raccontare. Steve, mi fa impressione vedere queste immagini perché mi rendo conto improvvisamente adesso che Angelo Guglielmi è morto. Lo sapevo, non è che non lo sapessi, ma adesso lo vedo e dico, porca miseria, è morto. Anche perché l'ultima volta che l'ho visto in pieno Covid, davanti al cinema Farnese, dove c'era una proiezione ad inviti di un film di Elisabetta Sgarbi. Sono arrivato, eravamo un po' di persone, e ho detto, ah, c'è anche Guglielmi. E lui mi ha fatto la linguaccia, perché poi avevamo un rapporto conflittuale, io lo prendevo abbastanza in giro, però proprio per questo non m'ero reso conto che era morto. È stato un uomo geniale, senza ombra di dubbio, tu lo sottolinei nel documentario, molto incline verso il cinema. Io la prima esperienza con lui ce l'ebbi proprio per via di un film. C'era un film di cui avevo scritto il copione, però che coproducevo, ma non diretto da me, non facevo ancora il regista, diretto da una donna che si chiama Anna Brasi, e lui era impazzito per questo copione e io gli dissi, ok. Anna come me. Angela come te. Angela come te. Sì. E vabbè, te poi ricorda tutto. Che vinse tra l'altro il Festival di Valencia, quando lo facemmo poi. E lui voleva assolutamente essere uno dei produttori, solo che non voleva mettere i soldi. Lui diceva, tu fai il film, poi dopo... E io facevo, dopo che, Angelo, non funziona così. I soldi si mettono prima, se no i film non si fanno. E questa cosa andò avanti per mesi con lui che diceva, ma non capisco perché. E non capisci perché, allora vieni te, non lo so, fa tutto te, fa l'elettricista, il macchinista, fa un lavoro, tutti i lavori che ci stanno da fare, che vanno pagati, falli tu. Poi parlando proprio del direttore di Rai 3, lui ha creato, non da solo, badate bene, non da solo, ha creato una televisione straordinaria. Non da solo, dico non da solo, perché quella televisione lì aveva un'altra mente affiancata a quella di Guglielmi, ed era quella di un signore grigissimo, taciturno, scostante, che si chiamava Leo Beghin. Leo Beghin è quello che ha inventato tutti i format di Rai 3, a cominciare da Chi l'ha visto, che ancora oggi è un programma in auge. In realtà Angelo curava soprattutto i talenti, lui portava in televisione gente che giovane che non era mai stata in televisione, gli dava delle opportunità. E questo succedeva in un periodo, che nel periodo famoso della Rai lottizzata. Lottizzata nel senso che Rai 1 era della Democrazia Cristiana, proprio di sua proprietà, come diceva Bruno Vespa quando diceva il mio editore di riferimento e parlava della Democrazia Cristiana. C'era Rai 2 del Partito Socialista e Rai 3 del Partito Comunista. E tra l'altro è stata la Rai più bella di tutte, perché almeno siamo onesti, no? Ci si spartiscono le cose, tutti lo sanno, ed è una Rai che rimpiangiamo tutti quanti. Lui a Rai 3 tutte le richieste del Partito Comunista, in qualunque forma arrivassero, non le ha mai soddisfatte, mai. Infatti al Partito Comunista hanno sempre incazzati perché non gli dava mai retta, e ha fatto benissimo, perché in questo modo ha fatto una televisione veramente straordinaria. Questo è un ritratto, insomma, che è molto coerente con quello che vogliamo raccontare, di un personaggio scomodo, molto colto. Non a caso questo trailer incomincia col rapporto bugia-verità, perché insomma in tutta l'opera di Angelo Guglielmi, letterato, critico, storico,
dirigente televisivo, dirigente cinematografico, dirigente politico, perché è stato anche quello. Diciamo queste due componenti sono abbastanza compresenti. Notte Americana, come vi dicevo, è una società che è nata non da molto, che sta affacciandosi con dei progetti al mondo della produzione. Non so se Luciana vuoi spiegare meglio le linee della tua. Allora, Notte Americana è nata proprio sul progetto di Angelo Guglielmi. Abbiamo degli altri documentari, potete andare sul nostro sito e ci sono tutti i nostri progetti, molto semplice, notteamericana.com. Abbiamo dei documentari ma anche dei progetti di finzione. Come avrete riconosciuto in questo teaser, che è soltanto un'anticipazione di tutti gli aneddoti e le cose interessanti che ci ha raccontato Angelo Guglielmi, anche un po' diverse, ci ha raccontato molto della sua infanzia e sono per un certo verso anche dei racconti commoventi, perché ha avuto anche un'infanzia particolare, era il più giovane di un. Infatti avete visto quel tema che appare a un certo punto, è il suo tema che lui ha conservato. È un tema che lui ha conservato, quindi ci sono delle cose molto interessanti. Avrete riconosciuto la voce di Steve, che oltre all'autore insieme a me ha intervistato Guglielmi ed è anche il regista del documentario. E quindi volevo chiedere a David un'altra cosa, se ci puoi raccontare, se ti ricordi di qualcosa del tipo di relazione che avevano Guglielmi e Curzi, perché noi non siamo riusciti ad approfondirla. Sandro Curzi era il direttore del TG3 di quegli anni. Perché mi interessa proprio anche come documento per il documentario. Guarda, a dir poco conflittuale, nel senso che poi Alessandro Curzi è stato il mio redattore capo quando io lavoravo all'Unità ed era uno, nonostante quella dolcezza lì, era veramente il capo di Telecabul, perché così veniva chiamata, nel senso non era uno stalinista, però era un uomo dal pugno di ferro e con Guglielmi, che aveva il carattere che aveva, c'erano degli scontri infiniti. Poi ci si ritrovavano magicamente quando le cose avevano una qualità, cioè essendo entrambi estremamente intelligenti. Quando un'idea dell'uno o dell'altro aveva un'indubbia qualità, si ritrovavano. Però io non ho mai assistito ai loro incontri, ma me li immagino pirotecnici, perché Angelo Guglielmi, tra l'altro, prima ho detto che era infantile, quando si incazzava, come si è incazzato alcune volte, era buffissimo, perché batteva i piedi, agitava le mani e digrignava i denti, sembrava un gremlin, era una cosa spettacolare. E ovviamente la mia reazione quando questo è accaduto con me era quella, era ilarità, mi mettevo a ridere, quindi si incazzava ancora di più e allora a quel punto lo prendevo direttamente in giro e il rapporto si posizionava in quel modo lì. Non so se avete delle domande, non è che siete obbligati, prego. Buongiorno, le curiosità sarebbero infinite. Tempi previsti di realizzazione, quando si potrà vedere, ecco quello che. Io spero per l'anniversario della sua morte, quindi per quest'estate, però ci stiamo lavorando. E poi volevo aggiungere una cosa, David, ti dico già che tu sarai intervistato tra quelli che ricorderanno Guglielmi nel nostro documentario, ovviamente, perché ci hai raccontato degli aneddoti veramente interessanti. Bene, se non ci sono altre domande, o riproiettiamo il trailer e ce ne andiamo, oppure ce ne andiamo e basta. Forse possiamo riproiettare, appunto, perché alcuni ritardatari, alcuni del migliore ritardatario. Sì, infatti improvvisa, prima non c'era nessuno, improvvisamente ho visto un sacco di gente. Dica buon uomo, ha alzato la mano. Volevo
volevo sapere, visto che parlavate di vari progetti, volevo sapere quali sono gli altri progetti che avete in cantiere, se avete già... Li trovi sul sito, però... Vabbè. Beh, ce n'è uno molto bello, non posso dire ancora il coproduttore perché non abbiamo, però ce n'è uno veramente molto bello che è anche molto articolato, perché prevede anche una mostra fotografica, oltre che un documentario, dei podcast su cinema italiani, sulle sale cinematografiche che hanno fatto un po' la storia d'Italia, che sono anche apparse in alcuni famosissimi film, è sempre un'idea di Steve, tanto per anticiparne uno. Poi per gli altri vi faccio Steve non si riposa mai. Così siete costretti ad andare a vedere il nostro sito. Altre domande? Niente? Allora riproiettiamo il tre, dura solo 2 minuti, lasciamo poi il campo a chi verrà dopo di noi. Mi colpisce che in realtà in Rai tu hai fatto più cose di cinema che di letteratura. Brava, no? Ah no, in letteratura ho fatto nulla. Avevamo fatto il primo film della Rai e facciamo Bell'occhio, ed è forse Bell'occhio ha fatto il suo più bel film. Un film stupendo. Bellissimo, sì. Un film stupendo che, cioè, poi io non lo dico, io lo disse poi la Natalia Ginzburg, vedendolo, dice: beh, questo è il più bel film di Bell'occhio. E involontariamente, naturalmente, raccontare, percepire, avere assorbito la verità, anche perché mi piaceva magari inventare la bugia. Mentire, ci dicevamo, le bugie e la reticenza di TG1 e TG2, avevamo detto TV Verità. Rondi, che allora era, e anche un uomo che non apparteneva né alla mia cultura né al mio genere, che mi ha detto: guarda, sono i più bei film che sto vedendo da qualche tempo a questa parte. Giorno in pittura. Se volete vi racconto come arrivo a Luce. Sì. Il 17 novembre del 95, quindi avevo abbandonato la Rai da 7-8 mesi e avevo fatto tutto quello che vi ho raccontato, vengo nominato come presidente dell'Istituto Luce. E allora, beh, mi pare giusto aiutare con fare l'ultimo film a uno dei grandi, perché dopo Fellini io consideravo il secondo, lo consideravo non Visconti ma Antonioni, che era il più sperimentale. C'era un certo Maggioni, il quale mi manda prima un copione qualche mese prima, qualche mese dopo, no? Viene Compagnia Tulipane con il televisore. Lo leggo e gli dico: sì, d'accordo, 100 passi. Certo. Anche quello fu un grande successo nazionale allora. Io volevo ringraziare anche Erika Facchino, che ha montato in maniera assolutamente brillante, mettendoci cuore e intelligenza, questo teaser del Torino Film Festival. E vorrei salutare Angelo Guglielmi, insomma, che è stato un personaggio che ha lasciato un segno. Anche solo queste ore che abbiamo passato con lui sono state intense. Grazie mille a tutti voi. Grazie. Grazie a tutti.